Nel giorno di San Giuseppe Artigiano, oltre un migliaio di persone sono arrivate al Teatro delle Muse di Ancona per ascoltare interventi su un tema sensibile al tessuto economico regionale. Il titolo del convegno è Realizzare la sostenibilità, le nostre imprese si raccontano. Le imprese artigiane è ora che raccontano quello che stanno facendo come sostenibilità. Noi abbiamo veramente tantissime imprese che sono molto impegnate da questo punto di vista e questa era l'occasione proprio per far raccontare con le loro parole le loro esperienze. È una cosa a cui ci teniamo in maniera particolare. Avevamo organizzato questo evento in una giornata di festa, non pensavamo sinceramente un'affluenza così grande. Quindi quale platea migliore che raccontare oltre 1000 colleghi quello che stanno facendo queste imprese. La piccola impresa è molto sensibile su questo tema e l'impegno che c'è nella piccola impresa e quello anche nostro come associazione è quello di far sapere quello che si fa, perché alla fine del percorso quello che noi speriamo è che tutti possano dire: posso farlo anch'io. È il secondo dei 4 appuntamenti voluti da Confartigianato Impresa Ancona Pesaro Urbino nell'ambito del progetto Obiettivo Sostenibilità. Noi vogliamo portare delle best practice di imprenditori che hanno avviato dei processi di sostenibilità e possono essere utili per le altre imprese per far crescere questa sensibilità. Sostenibilità declinata nell'accezione finanziaria, economica, sociale, culturale, ambientale e di transizione energetica, quindi un tema assolutamente attuale per far sì che le nostre micro e piccole imprese possano essere competitive nel contesto che viviamo. L'incontro è dedicato alle imprese che hanno fatto della sostenibilità il loro punto di forza. In tal senso il presidente Acquaroli nel suo intervento ha sottolineato che le istituzioni devono agevolare le aziende in questo passaggio. Gli artigiani sia per numero che per qualità sono il cuore pulsante della nostra economia, dell'occupazione e poi quanti artigiani sono trasformati in industrie e oggi hanno scoperto e scoprono mercati internazionali portando le marche in tutto il mondo. Quindi sicuramente la sostenibilità deve essere un obiettivo da parte di tutti noi, perché l'ambiente rappresenta un obiettivo da tutelare e da custodire. La competitività non può essere sacrificata e lasciata sulle spalle degli artigiani, dei piccoli e medi imprenditori che da soli non hanno le forze per raggiungere la sostenibilità che oggi noi chiediamo. Quindi le istituzioni devono saper accompagnare questa fase di cambiamento per sostenere le piccole e medie imprese che fanno parte a pieno titolo del nostro sistema economico. Oggi anche la Costituzione lascia spazio a questi argomenti, sottolinea il prefetto di Ancona. La modifica della Costituzione attuata con la legge numero 1 del 2022 prevede appunto che ci sia una particolare attenzione all'ambiente. E allora io penso che chi meglio del mondo artigiano, che è capace sempre di adattarsi, di adeguarsi a quelle che sono le sfide di questi momenti, possa dare una risposta a questo tipo di situazione. Quindi credo davvero che sia un momento molto importante, quello di una riflessione sui temi ambientali insieme con gli artigiani. La consapevolezza che il tema della sostenibilità ambientale è il tema centrale sul quale tutti ci dovremo misurare da qui ai prossimi anni è la riflessione con la quale la sindaca Mancinelli ha iniziato il suo intervento. È evidente, credo a tutti, che c'è un ritardo globale nell'affrontare questa questione così decisiva per il nostro futuro. Affrontarla in tempi stretti sarà una bella sfida, ma è la sfida di tutti. L'esempio che viene da parte delle imprese credo che sia un bel segnale. La consapevolezza non basta, ma è molto. Ospite d'eccezione, il cantante, imitatore, attore, conduttore Neri Marco Re, intervenuto anche per raccontare la sua impresa sostenibile, Risorgi Marche, ma che ha intelligentemente regalato un momento di consapevole ilarità con le sue imitazioni ai musicisti più famosi. Sono stato chiamato per parlare di Risorgi Marche, che è un festival sostenibile che nasce proprio con l'intento di essere vicino alle comunità colpite dal terremoto, però facendolo attraverso dei criteri che non passassero sopra altri principi, che sono quelli appunto del rispetto verso l'ambiente e la natura, che poco prima aveva colpito in maniera così dura, ma con la quale insomma bisogna fare i conti. Quindi era un modo anche per riconciliarci, no? con la natura stessa, questo festival che è giunto alla sesta edizione, che anche se adesso ci stiamo allontanando dagli anni, dal 2016, appunto dell'anno del terremoto, spero che possa continuare a portare comunque attenzione alle parti interne della nostra regione, ai paesi del cratere sismico e in generale anche portare turisti in questa regione che molto spesso quando sto fuori, ah, le Marche, dico che bella, ma io non la conosco, insomma è una regione che
rispetto ad altre meno conosciute e meno frequentate, che forse è anche uno dei vantaggi che l'hanno preservata così bella, però insomma farla conoscere è anche motivo di orgoglio per noi, no? La sostenibilità è il tema del momento, sarà uno strumento di competitività sui mercati internazionali già nell'imminente futuro, perché altri paesi si stanno muovendo in questa direzione. Dunque un appuntamento che non può attendere. Alcune imprese artigiane hanno già intrapreso questo percorso e nell'appuntamento hanno raccontato la loro storia. Siamo stati anche la prima azienda nel comune di Apecchio a montare, dato che oggi si parla di sostenibilità, il primo impianto fotovoltaico nel 2009 e nel 2013 abbiamo convertito le caldaie PL a pellet. Un percorso che è iniziato diversi anni fa e che si sente di consigliare e di essere d'esempio alle altre aziende? Beh, sicuramente oggi fare l'imprenditore in Italia è difficile e sarà ancora più difficile negli anni a venire. Chiaramente non bisogna mai demordere, purtroppo noi in Italia abbiamo l'apparato pubblico che non ci sostiene assolutamente a livello di imprese. Noi produciamo copriabiti per l'abbigliamento, anche aziende del lusso. Diciamo che queste ci hanno permesso di anticipare i tempi, perché hanno cercato le aziende che stavano a fianco loro, erano un po' più ecologiche di quello che c'era in circolazione, e noi abbiamo iniziato a innescare questo meccanismo di ecosostenibilità. Abbiamo un impianto che ricicla tutta la materia plastica già all'interno della nostra azienda, gli scarti, e quindi li facciamo rivivere. Da quanti anni affrontate il tema della sostenibilità? Sono 4-5 anni che abbiamo iniziato questo processo piano piano di essere quasi al 100% sostenibili. Qual è la vostra storia di sostenibilità? La mia famiglia si prende cura di questo bacino, di questa parte, utilizzando questi canali e questa tipo di lavorazioni da 100 anni. Noi ad oggi utilizziamo ancora una lavorazione idromunitoria, sfruttando una turbina in modo tale da far movimentare queste grosse pietre che in fase di macinazione producono le nostre farine. Purtroppo, a seguito dell'alluvione di settembre, questo impianto, questa parte del mulino che sfruttava la lavorazione idromunitoria è andata completamente distrutta, lasciandoci con 700 metri di canali completamente divelti, le opere di presa delle acque, regolazione delle acque completamente distrutte. Vorremmo ristrutturarla, purtroppo i costi sono molto alti, ingenti, troppi per una piccola realtà come noi, ma crediamo nel tempo di riuscire a ripristinarla al massimo, in modo tale di essere come sempre un'azienda più sostenibile, a bassissimo impatto ambientale, utilizzando le acque come forza motrice.